Ogni mattina, i giornalisti sapete si svegliano un po' tardi, vengo svegliata alle 8:30, io sto in un cortile da un cuoco che ha un negozio di un pastificio che entra in cortile, saluta il portiere napoletano Giuseppe e gli dice: Giuseppe, sei felice? Tutte le mattine, a volte dice anche la teenager, dice: Giuseppe, sei Felix? Devo dire, mi è sembrato giusto aprire questa conversazione con questa ricerca della felicità del cuoco che tutte le mattine chiede al portiere se è felice. Prima di tutto io parlo da laica, la mia felicità, i miei tentativi, i miei briciole di felicità sono laiche, ma lo dico soprattutto perché sennò i laici che sono qui in sala sarebbero esclusi dal discorso, non avrebbero motivo di stare qui. Non vogliamo escludere cioè i laici dal dibattito. Poi voglio dire che la felicità ce l'abbiamo chiara come un concetto, un'esperienza di prima, cioè immaginiamo, sì, la felicità deve essere una cosa piena, un sentimento, uno stato d'animo, una situazione piena. Ce lo ricordiamo come se qualcuno ce l'avesse raccontato, come se in un altro mondo, in un'altra vita l'avessimo vissuta. Perciò pensiamo di conoscere le caratteristiche e proprio per questo però non la troviamo. Non la troviamo quasi mai, è come se in passato ce l'avessero fatta assaggiare, provare, per cui ne conserviamo memoria senza però poterla realizzare mai, nemmeno nelle condizioni migliori. Resta insomma fondamentalmente un sogno la felicità, un concetto cui tendiamo, alla cui realizzazione a volte ci avviciniamo senza poterla mai davvero afferrare. Perciò dobbiamo probabilmente accontentarci di un suo surrogato, un surrogato terreno, umano, quotidiano, non quotidiano, ma comunque più facilmente raggiungibile che la serenità. Ma vorrei anche parlare in questa occasione di un libro che ho letto di recente che mi ha molto colpito. È il libro di un giovane economista cieco, che si chiama Thomas Sedlacek, che ha scritto che era stato consigliere con 24-25 anni, era già consigliere economico del presidente, dell'ex presidente morto da poco, e ha scritto un libro che si intitola, che sta per essere tradotto da Garzanti, e si intitola L'economia del bene e del male, e analizza proprio questa ricerca da parte dell'uomo della felicità cominciata nel paradiso terrestre. Quasi subito sappiamo nel paradiso terrestre ci fu la condanna, la ricerca delle felicità, l'illusione di felicità, mangiando la mela, Eva e poi Adamo, la mela illustrata, direi pubblicizzata dal serpente come felicità raggiungibile, i nostri bravi antenati ci hanno creduto, questa è la felicità e come dicono le scritture hanno consumato la mela. La parola consumato porta subito al concetto di consumismo. E è suggestiva l'interpretazione che questo economista pone affiancando, mettendo sullo stesso piano la ricerca, non sullo stesso piano, ma comunque creando un collegamento tra la ricerca della felicità e il consumismo, il grande inganno del diavolo, del serpente, che consumando le cose si ottiene la felicità. E mentre almeno nel Medioevo
trasgressione, il peccato dei nostri primi, del primo uomo e della prima donna, fosse un peccato di lussuria, è suggestivo pensare, immaginare, come ha immaginato questo economista, che invece si tratta del consumismo. Il grande peccato è il consumismo che stimolato, promosso, eccitato dalla pubblicità, e ripeto, nel paradiso terrestre, nelle serpente, l'agente pubblicitario, quello che indica le cose. Adesso abbiamo la pubblicità che in continuazione da ogni parte ci indica oggetti, ci indica conquiste, ci indica accessori che secondo la sua parola, secondo la parola della pubblicità, porterebbero la felicità. Sappiamo che è un grande inganno, sappiamo che il consumismo, oltre ad essere l'eterna condanna nei secoli dell'uomo, nostra ancora, perché siamo condannati a cercare, a consumare, senza mai avere soddisfazione. Infine, come terza cosa, ma qui torneremo, vorrei parlare di che cosa è per me la felicità. La speranza di felicità, quella speranza che senza premeditazione trasforma e illumina la giornata oppure anche la vita, non può che essere un dono raro, forse distribuito a caso, forse consegnato a persone imprevedibili, inadatte, immeritevoli, ma pur sempre un dono che arriva o non arriva, che non si programma, che non si prepara, che non si cerca, tantomeno si segue, perché altrimenti sfuma, evapora, sfugge, come le lepri di cui raccontano i cacciatori, che quando vanno per i campi senza fucile, saltano intorno a ogni passo, vicine baldanzose, quasi vengono incontro, mentre se il cacciatore esce con il fucile non ne vede neppure l'ombra, per ore e ore, sparite le lepri nel fitto dei boschi, mai esistite. Un po' così è la felicità, regalo capriccioso che non rispetta le regole, che si nasconde se la si cerca e si invoca, che invece si affaccia imprevedibile e sorprendente, dove e quando non la si aspetta, mentre si è immersi in occupazione forse tutt'altro che felici, forse pesanti, a volte dolorose, apparentemente niente affatto propiziatrici di felicità. Ecco, in un certo senso bisogna ingannare la felicità perché venga verso di noi, bisogna fingere di non desiderarla, di non aspettarla, mostrarsi indifferenti, in tutt'altro intaffarati. Come un animale timido si va avanti allora con cautela, magari ci salterà addosso all'improvviso, sempre che voglia. Ma anche se noi vogliamo, bisogna infatti essere disponibili ad accogliere i regali, aperti a lasciarsene sorprendere senza fissarsi, senza intestardirsi su qualcuno in particolare. Non bisogna intestardirsi, non bisogna ostinarsi, non bisogna lasciarsi sorprendere, come per il Natale dei bambini. Desideravo a tutti i costi, quando avevo 6 anni, una pistola d'acqua. E la desideravo a Natale, a Pasqua e nei compleanni. La segnalavo nelle mie lettere a Gesù Bambino, sempre in vano. Mai venivo esaudita. Gesù Bambino, il coniglio di Pasqua, Santa Lucia, la Befana, i genitori, i nonni, i zii, dovevano essere messi d'accordo che quel regalo me lo dovevano portare, che non era dato a me. Ma io mi ostinavo e mi mortificai il giorno in cui mio fratello ebbe per suo compleanno una pistola d'acqua al posto mio. La gioia non aveva voluto posarsi su di me perché mi ero troppo intestardita, tanto da non riuscire ad apprezzare gli altri regali che mi toccavano invece di quella gonfiata pistola d'acqua che ero convinta di meritare. Si è fuori strada, soprattutto quando ci si convince di
meritare la felicità. Non la si può meritare perché è gratuita, perché risponde a calcoli e conteggi diversi dai nostri, secondo i quali se parlo tanto, tanto ottengo, se amo tanto, tanto ne sono sicura, mi verrò offerto. Sono conti miserabili questi che la felicità non può mai prendere in considerazione e resterà alta sopra la testa, come un uccello che vola tra le nuvole, senza alcun interesse per noi poveri, piccoli umani, creti e illusi, affannati e nervosi senza pace. Naturalmente occorre spogliarsi per accogliere il dono, via le maschere, via i travestimenti, via le zavorre, via tutto ciò che ridotta, che intorpidisce, che ribambisce, che distoglie e distrae. Via tutto il tanto e troppo, tabula rasa quasi ci vuole, altrimenti si rischia di non distinguere il dono nell'affollamento di avvenimenti e oggetti, non lo si nota, non lo si coglie. È come un fiore dei più delicati, il dono non visto e non compreso, non sopravvive a lungo, si secca quasi subito, si sciupa e diventa irriconoscibile. Ci vuole la rete fitta per andare a pesca di felicità, soprattutto quelle piccole momentanee felicità che altrimenti andrebbero perdute. Minuscole pepite d'oro rimangono nel setaccio fine, tesoro che si accumula senza peso e che urna di luccichi giorni, di settimane, mesi. Luminosi segnali stradali che rendono più facile, più leggero il cammino, che consolano quando viene buio, che ci confermano che il grigiore non può essere eterno e che anche il peggior dolore può avere il suo lieve ma miracoloso contrappeso. Ognuno potrebbe scrivere il suo libro delle gioie e se non proprio un libro, almeno un quaderno, una lista, un piccolo elenco, dove l'odore del pane fresco si può mescolare a un brano di musica, a un vestito nuovo, a un apprezzamento sul lavoro, a una passeggiata nel bosco, a una dichiarazione d'amore, alla stretta di mano di un ammalato, a un sorriso, a un gesto dolce, a una parola che è detta da qualcuno, a un suono completamente nuovo e diverso. La mia personale lista comincia a casa la domenica mattina. Felicità è girarmi nel silenzio delle stanze, leggere i giornali senza venire interrotta, fare colazione mentre gli altri dormono tranquilli, come in cassaforte. Dalla finestra ho visto gli allineati in cortili i motorini dei ragazzi, segno che sono rientrati sani e salvi al sicuro. Sono come guardiano notturno che finito il giro di ispezione si può rilassare. Tutto a posto, tutto in ordine, anche questa notte passata. Ma la speranza è felicità, ma la felicità è anche avvicinarmi all'ultima pagina del libro che sto scrivendo. Marcia infine conclusa, spossante come un lunghissimo attraversamento di catene montuose, del quale non si vedeva la fine. Oppure riuscire a fabbricare una torta difficile, da tagliarne la prima fetta e constatare che è lievitata bene, e poi vedere sui volti di chi la mangia che buona oltre che bella. Felicità era tornare alla casa dell'infanzia, trovare mia madre seduta al solito posto con l'ottimismo caldo di sempre, bambina eterna nonostante l'età avanzata. Mangiare poi le cose di tutta la vita, quelle che lei ricordava, mi piacevano già 10 anni, dormire nella mia stanza sotto il tetto, l'unica nella quale riuscivo a dormire 9 ore di fila, tornare ad essere figlia senza responsabilità né pensieri né doveri, e dove nemmeno le campane della chiesa che suonavano pochi metri dalla finestra riuscivano a svegliarmi. Bisogna dirselo naturalmente, bisogna ripeterselo, queste felicità. Bisogna sottolineare il concetto, segnarlo con l'evidenziatore, perché non sfugga, perché non si dilegui, perché non si appiattisca nascondendosi in mezzo a tutti gli altri, indifferenti, minimi avvenimenti della vita. Felicità richiede un esercizio di attenzione, di concentrazione, un allenamento che insegni a riconoscerla quando arriva, caduta dal cielo, paracadutata dall'alto, come un pacco di viveri in tempo di carestia, come una soleggiata improvvisa dell'umido grigio e interminabile inverno cittadino.
Bisognerebbe quasi scriverlo nel diario, sera per sera. Oggi sono stata felice per questo e per questo. Per non dimenticare e per poter rispondere un domani, in giorni melanconici depressi, di una pezza d'appoggio, di una testimonianza scritta che comprovi, attesti l'esistenza anche per noi, anche per me, anche per il brevissimo tempo del dono della felicità. Poi ci sono i fatti grandi, importanti, duraturi, l'amore, l'amicizia, il calore di una famiglia, un lavoro gratificante, ma anche, magari anche il successo. Felicità che possono riempire una vita e alle quali si tende a pensare di aver diritto. Me lo chiedono in continuazione, senza giri di parole, i lettori e le lettrici che scrivono la rubrica di posta sul Corriere o nel forum di conversazione online. Non ho anch'io diritto a un poco di felicità? Come posso rispondere no? Perché secondo me questo diritto, almeno nel senso che noi diamo alla parola diritto, non c'è. Proprio perché la felicità non segue i nostri umani conteggi matematici, per cui in cambio di tanto, tanto si ottiene. Se avessi il coraggio di essere crudelmente sincera, dovrei rispondere a quest'idea di diritto, cresciuta sopra il nostro istintivo, grandissimo e nato desiderio di felicità e gioia, non esiste in realtà, ma somiglia a un'esorbitante rivendicazione salariale che nessun padrone sarebbe disposto a riconoscerci. Altrettanto sinceramente rispondo a loro che la felicità è appunto soltanto un regalo sul posto quale non si possono accampare diritti, che non c'è una ricetta, non c'è un punto propiziatorio che facilite l'accesso alla porta della felicità. Quel che è certo, ritorno allora al libro dell'economista cieco, è che non sono le cose, non è il cumulo delle cose, degli oggetti, degli accessori, cumulo fomentato dalla pubblicità che riesce a aprire quella fatidica porta. Oppure al massimo ci darà l'impressione di socchiuderla, di poterla aprire qualche istante, quegli oggetti, quegli accessori. Fin quando non li possediamo, nel momento però in cui ci mettiamo sopra le mani, come per un incantesimo maligno, ci rendiamo conto di nuovo che possedere questo o quello non dà felicità, non più lunga di un momento almeno, spazio di luce e di eccitazione che subito passa, subito di nuovo si spegne. Grazie.